Welcome to the final talk show of the Otherwise Different project. The subject is young people, antibodies of racism. The good examples are contagious. Let's talk about otherwise different or multiple identities. And I would like to show you a short clip of Yasin, a young Muslim Italian man. Posso dire che nel mio caso, forse penso anche nel caso di molti giovani che hanno avuto un po' un percorso simile al mio, che ci sia una moltitudine di identità che vengono fuori ovviamente nelle circostanze più varie. Questo ovviamente è un discorso soggettivo, però secondo me potrebbe avere anche dei caratteri oggettivi. Vi faccio un esempio banalissimo: io sono nato a Casablanca, in Marocco, quindi dovrei essere anche marocchino, no? Viene fuori la parte marocchina in me quando sono in mezzo a marocchini, viene forte la parte, o esalto la parte italiana in me quando sono in mezzo ai miei compagni, ai miei coetanei italiani, viene forte la parte araba in me quando sono in mezzo ad arabi, viene fuori la parte religiosa in me quando sono in mezzo ai musulmani. Quindi voglio dire, c'è un problemino insomma di equilibrio identitario in questo senso, che veramente uno fatica, è una patata bollente che bisogna saper tenere in mano, perché è veramente difficile. Cioè, scherzando, molti ragazzi cadono nelle strade di microcriminalità, eccetera, appunto perché faticano a trovare questo equilibrio identitario. Ok, tu a casa sei marocchino, devi parlare in dialetto marocchino, devi guardare Al Jazeera, all'Arabia, devi mangiare il couscous, però intanto esci da casa e devi parlare in un certo modo, la società pretende da te di essere italiano al 100%, di spogliarti da tutti quelli che sono i tuoi valori, i principi, di quello che è il tuo background religioso e culturale, ed essere l'italiano di turno è l'esemplare italiano di turno, anche se io fatico oggi in Italia a vedere un italiano tipico. Forse tipico italiano ce lo potrebbe dire il francese o l'americano, no? Che un po' ha vissuto sulla pelle l'italiano. Anche la definizione della cultura italiana, voglio dire, facciamo fatica oggi a delineare quella che potrebbe essere la cultura, le caratteristiche o i caratteri di italianità. Mi ricordo quando studiavo a Bologna, un mio coinquilino mi presentò una ragazza, dopo una chiacchierata di 2-3 minuti, questa, no, è stato molto simpatico, però c'era qualcosa che non la convinceva in me. No, mi dice, ma tu di dove sei? Io sono di Torino. Mi dice, no, fa poi una risatina come per dire, ma non so quanto sia convincente come risposta. Dico, forse vuoi sapere di origine? Mi dice, sì, di origine dove sei? Faccio, sono di Casablanca, Marocco. Fa, ma come parli bene l'italiano? Faccio, grazie. Faccio, ma tu di dove sei? Lei mi dice, io sono un paesino della Calabria. Faccio, però anche te lo parli bene l'italiano. Si è rimasta male, poverina. Però per me era 1-0, palla al centro. Cioè, cavolo, una rivincita, un modo per dire, e che cavolo? Cioè, uno deve essere, nasce qua, cresce qua, deve parlare male l'italiano. Cioè, non ho capito.